Ma Corciano Castello di Vino, direi che anche l'assessore Verioli, Massimo, perché siamo compaesani, direi che l'ha già abbastanza espresso bene, nel senso che è una cosa assolutamente innovativa per questo paese, è una cosa, è un evento che vuole creare un qualcosa per questo paese, è un evento che vuole crescere, è un evento che vuole dare una struttura a questo paese, ma chiaramente a tutti i prodotti enogastronomici, soprattutto enogastronomici, e quindi mi associo anche a quello che ha detto Diego, ringraziando le cantine che hanno creduto in questo progetto, in questa, lasciatemelo dire, cosa innovativa, perché in questa zona non c'è un evento del genere. Quello che, il perché è di questo Corciano Castello di Vino nasce appunto da un'unione delle tre associazioni che sono appunto la Filarmonica di Corciano, l'Associazione Polisportiva e la Proloco. Nasce per un senso di unione, per una cosa che è Corciano, in una parola sola. Noi lavoriamo per Corciano, vogliamo far crescere Corciano, vogliamo far del bene a questo paese con l'amministrazione comunale, con tutte appunto le associazioni che hanno creduto in questo nuovo progetto, di cui io sono stato, diciamo, nominato presidente, ma fondamentalmente la mia è una figura non retorica, perché comunque è un'associazione, quindi, però ci sono gli altri tre presidenti, di cui abbiamo presente il presidente Maurizio Gabrielli della Filarmonica, tra gli altri due sono impegnati nella manifestazione che poi fondamentalmente lavoriamo tutti.